La mia nostalgia non è un tappeto magico. Accendiamo la lampada, io l'ho fatto nel 1980. Ed è stato per me quello un anno molto brutto. Quell'anno morì Biccio Valori, che era per me tutto, una compagna ideale. Tutto eravamo io e Biccio una volta al tempo dei tempi. Mi straziò appunto il punto di andare a fare questa parte, ma sostituendo Paolo, ma sentivo il bisogno di doverlo fare, perché Paolo non avrebbe mai potuto andare in giro e fare quel ruolo. E davanti vedersi questa brava attrice che si chiamava Isa Di Marzio. Aiuto a catturare Ali e avrai ben più dei 1000 dinari richiesti. Una gerla ricolma d'argento. Facciamo d'oro. Ossia, avida creatura. Bravissima, ma che appariva addirittura nascosta da un gran cappello con tutti stracci in testa. E Paolo come non poteva raffigurarsi sotto quegli stracci, dice, non avrebbe mai potuto farlo. E fui convocato io, tra qualche dibattito, qualche ruolo, forse non ero adatto, forse sì, forse no, chiamò qualcun altro per sostituire Paolo. Alla fine Paolo, visto e considerato, mi implorò, io andai da Garinei e fui scritturato. E contro gli emiri, sei certo di non sbagliare? Il sole nel deserto picchia forte. Lo spettro e l'ombra di colei che non c'era vagava tutte le sere. Mi ricordo una sera molto successo un fatto molto strano. Al finale della compagnia eravamo in pieno inverno, eravamo a un certo punto nel finale, entra una farfalla immensa. E comincia a volare tra noi. Allora la guida comincia a impallidire, allora usciamo, ma questa farfalla come mai sta qui? Perché sta qui? Allora la mi ricordo la gloria guida mi disse, quella lì era Bice.